richiamato l'attenzione di cittadini e turisti presenti in Piazza del Popolo l'esibizione Flash Mob, che ha visto oltre 50 studenti del Conservatorio Rossini di Pesaro suonare all'aperto sotto la direzione del maestro Michele Mangani. Oltre un'ora e mezzo di spettacolo, durante il quale allievi e docenti hanno dato vita ad un laboratorio musicale per mostrare e raccontare cosa accade dietro le mura di un conservatorio e l'attività dei musicisti durante la preparazione di un concerto. Oggi è stata un po' la fase finale di un progetto denominato International Music Project, che abbiamo ormai da qualche anno in conservatorio e in cui collaborano anche università importanti americane. Quest'anno, per via appunto della pandemia, abbiamo dovuto rimodulare questo progetto, perché non avendo la possibilità di ospitare studenti e docenti americani abbiamo un po' rivisitato questa cosa, facendo comunque quello che è alla fine all'interno del corso la cosa principale, cioè un corso di formazione orchestrale, ma lavorando all'interno del conservatorio a piccoli gruppi, perché di più non c'era permesso, e poi venendo a fare appunto la giornata finale del corso all'aperto, per poter mettere insieme tutti questi 51 ragazzi, studenti appunto del nostro conservatorio. E quindi oggi abbiamo fatto in realtà una prova generale, che abbiamo chiamato prova appunto al pubblico. In parte abbiamo eseguito i brani per intero, in parte abbiamo concertato i brani, il pubblico ha potuto anche seguire quelle che sono appunto le fasi di concertazione, di prova, di studio, no? Che si fanno nella nostra attività pratica. La musica e la cultura in generale ha bisogno di riprendere, c'è questa necessità sia per chi fa, no, questa attività, ma anche per i fruitori. Il pubblico ha bisogno di andare a teatro, ha bisogno di riprendere questa attività, e i musicisti hanno bisogno di farlo, perché chi ci vive, ovviamente, soprattutto chi fa questo di mestiere, i nostri studenti hanno bisogno di farlo per crescere, e per cui speriamo che sia di buon auspicio per una ripresa totale e anche forse di più di quello che c'era prima, perché poi questo è importante. Anche in questo anno difficile abbiamo fatto tantissime iniziative, all'inizio in streaming, poi c'è stato l'Open Day, che abbiamo riempito la città di Pesaro di ragazzi che suonavano, e oggi è stato su quella falsariga, abbiamo voluto riproporre questa cosa per far vedere appunto quello che produciamo, perché abbiamo spesso anche delle eccellenze che non tutti conoscono, e ovviamente è anche poi motivo in qualche modo di sponsorizzazione, perché ovviamente abbiamo i corsi attivi, le nostre iscrizioni sono fino alla fine di questo mese, e per cui tutto ovviamente serve.